Ciao Silvia, ciao Giulia. Ciao. Ciao. Nasty Donuts è la vostra collezione di moda, ce la potete raccontare? Ci rispecchia molto, sicuramente brillante e super fresca come noi. Non so come potrei aggiungere, sicuramente molto elettrizzante e molto giovane, ovviamente, come noi. Il vostro colore preferito? Bianco. Sai che non ho un colore preferito? Nero. Canzone in testa in questo momento? Lady Oscar, non lo so, non ce l'ho, però questa. Baby One More Time. Oh baby. Mare o montagna? Mare tutta la vita. Dolce o salato? Salato. Salatissimo. Città del cuore? Londra. Rio de Janeiro. Uomo del cuore? Uomo del cuore... mio padre. Dai, sì, no, Ibrahimovic. Cioè, proprio Ibrahimovic ti amo, anzi lo dico a voi, trovatemelo, cercatelo, che lo prendo per i piedi e lo lancio. A casa mia. Ah, ah. Devo conoscere, se no. No, aspetta, no, ma così lo preoccupo, no. No, beh, non ti ascolta proprio. Cioè. Ibrahimovic, se sei lì dietro lo schermo, contattami. Sono qui per te. La collega o il collega che più stimate e quello che meno stimate? Ma per collega penso mia sorella, perché non ne ho altri. Silvia, collega, non sorella. Collega, quindi persone che ho incontrato da 2 anni a questa parte, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, tantissime artiste che insomma, e conduttrici che stimo tantissimo. E mi piace moltissimo Giappi Cucciari, che non è una mia, cioè non sono una comica, però insomma l'apprezzo molto. Insomma, non ti caga, ma sì. No, sì, cioè sì, assolutamente, sono anche comica, cuoca, faccio un po' di tutto. Sorella così. Un programma che vi piacerebbe condurre? Le Iene. Le Iene. Un programma che non vi piacerebbe condurre? La prova del cuoco, scusami, ma non per qualcosa, mi piace la cucina, ma devo essere sincera, è un po' vecchio. Sì, no, esatto, io non vorrei condurre un programma probabilmente di cucina puramente perché non so cucinare così bene, ma se dovessi imparare pure quello mi piacerebbe fare. A proposito di cucina, piatto preferito? Tortellini. E gnocchi tigelle. E drink preferito? Cavolo, come si chiama? Vabbè, lo dico io il mio Moscow Mule. Eccolo quello. Cosa non manca mai nelle vostre valigie? Allora, cosa non manca mai? Il profumo. Io so che si dovrebbero fare i piedi, si dice così, con la ceretta o altro, ma io sono ancora ai tempi della lametta, quindi sicuramente la lametta. Sai, peli veloci, quelli un po' al volo. Stasera inizia l'Isola dei Famosi. Per voi, l'Isola dei Famosi, che esperienza è stata? Beh, è un'esperienza che ci porteremo sempre dietro, unica nella vita, quindi auguriamo a tutti i naufraghi di godersi questa esperienza pazzesca. Una grandissima figata, molto dura ma bellissima, quindi godetevela tutta che è una pazzissima cosa, bellissima. Se voi poteste tornare indietro, cosa portereste? No, la coperta la terrei, il cuscino anche, magari porterei un kiwi un po' più lungo perché avevo preso un kiwi tremendo, ho preso un freddo terribile. Sì, in realtà dovevo dire tutta, volevamo fare un po' le fighe, andare con un kiwi tipo tutto fluo, capito, tutto coordinato, mi ho preso un freddo dell'ostia, quindi non lo so, io un cuscino, una coperta, ma facciamo un'altra coperta, ragazzi, un freddo di notte che... Sì. 3 cose essenziali da portare e 3 cose superflue che qualcuno ha portato lo scorso anno. Allora, essenziali la coperta e il cuscino perché non ti danno nulla, quindi sono essenziali. No, aspetta, cos'è che avevamo portato l'anno scorso? Ah, non faccio nomi, ma avevano portato, inserendosi in parti strane, un rossetto. No, davvero? Ah, ve lo giuro, non ho fatto nomi, però un rossetto si sono portati. Ma in realtà, aspetta... Sai che sinceramente non me lo ricordo. Comunque qualcuno non aveva portato niente di caldo. Io lo sento, ragazzi. Quindi sinceramente ecco, portate cose utili perché insomma purtroppo è un'isola. Mm. E non sono stata io a portare il rossetto, parentesi. No, e poi chi se l'ha infilato lì, boh. Dai Silvia, dici chi ha portato il rossetto. No, non ve lo dirò mai. Però è stata l'unica cosa un po' futile che insomma qualcuno ha portato.
Il tipo di persona devi dare sull'isola? Ma sicuramente le persone un po' poco alla mano. Sì, io diciamo che nella vita, insomma, l'essere snob non è una cosa che io apprezzo molto, quindi sicuramente lo snob, insomma, sei su un'isola deserta, easy, no? Il tipo di persona con cui stringere amicizia sull'isola? Sicuramente quello che sa pescare bene e si tuffa, insomma, un po' divertente, perché in realtà ti annoia anche abbastanza perché non c'è niente da fare, quindi insomma un po' divertente, sì. Sì, è anche una persona magari che sa, non pettegola, ecco, un ottimo compagno di viaggio che ti supporti quando hai bisogno e che non perda tempo come altro. Come me, ovvio. Il concorrente che preferite? Allora, sicuramente una delle nostre favorite è Simona Ventura, perché con lei abbiamo, insomma, anche vissuto l'esperienza di X Factor, quindi la conosciamo e le mandiamo un grande saluto in bocca al lupo. E poi siamo curiosi di vedere anche Matteo Cambi all'isola, dato che anche lui è un ragazzo che conosciamo e ha un passato sicuramente interessante. Io... sì, sicuramente Simona ha un carattere molto molto forte e sicuramente darà filo da torcere. Però non lo so, anche cos'è l'archeologo? Cos'è che fa? Il mummologo. Il gettologo, non so, cosa, ho letto un termine che non conosco, sì, per mia ignoranza ovviamente, non si offenda, maresciallo, ma non so cosa tu sia, ma mi fa molto ridere la foto e sicuramente, insomma, nudo sarà un bocconcino. Ok, infatti, risulta. Non lo so, ma cioè farà ridere perché, scusatemi, è bianco bianco. Ma perché pensi sempre solo ai loro lati esterni? Perché, scusa, non c'è niente da fare almeno. Proseguiamo. Mandatemi in bocca al lupo ai concorrenti dell'isola. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i concorrenti di quest'isola pazzesca, ciao. Tantissimi, tantissimi auguri e un fortissimo in bocca al lupo, ragazzi. Spaccate tutto e dai, todos. Ciao. Mandate un vaffanculo al cast dell'isola che l'anno scorso vi ha fatto morire di freddo e vi ha fatto pungere le zanzare. Vaffanculo a tutta quell'isola dei famosi che fa patire freddo ai naufraghi e gli rovina 2 mesi di vita. Però ne vale la pena, quindi... vaffanculo però. Vaffanculo, Caio Scocino, se mi hai graffiato i piedi, mi hai rotto le unghie e ho ancora tutti i graffi sulle gambe. Purtroppo non posso sfilare alla settimana della moda per colpa. Scherzavo. E ragazzi, è stata un'esperienza pazzesca, però insomma, un po' troppo freddo, eh.